Allora, ma invece parliamo di politica. La politica non manca mai, non manca. E ho letto un post sempre su Facebook e pare che il Papa appoggi in tutto e per tutto la politica della DC. Se io non la chiamo più PD, perché erroneamente il PD è finito nel momento in cui la sinistra è uscita e ha fondato un nuovo partito, cioè Articolo 1, come si chiama, MDP, hanno tutte queste sigle. Il PD non esiste, cioè non è più PD, ma è DC. Quindi d'ora in avanti io li chiamerò Democrazia Cristiana. E il fatto che il Papa appoggi appieno la Democrazia Cristiana non è certamente una novità, perché voi sapete benissimo che la Democrazia Cristiana storica è sempre stato un partito pro papa, pro cattolico, anche se poi all'interno tanti si definiscono laici, ma in realtà di laico non hanno proprio un bel niente, anzi, hanno tutto cattolico. E l'interesse del papa, proprio per cercare di, cioè, dando questa idea di appoggiare, no, di, per forza la Democrazia Cristiana, sta dando al fatto che il Papa ha l'unico interesse che ha, come tutti, cioè che poi il Papa è un rappresentante della Chiesa, gli interessi ce l'hanno i suoi, come si dice, i suoi fratelli lì, come si chiamano, i cardinali, che sono quelli che hanno veramente il vero interesse, e il loro interesse è quello di cercare di portare più fedeli nella chiesa. Perché? Non perché gli interessa che il prete, diciamo, possa in qualche maniera avere un pubblico a cui adulare, no? A raccontargli la favola del giorno. Ma moni, capito? I moni, perché la chiesa campa, cioè la chiesa è un'istituzione e deve portare questi. Cioè, non è più come una volta che il credo, cioè la religione era un qualcosa di ideale. Oggi è tutto basato sugli interessi. Cioè, è inutile che la gente si meraviglia quando sentono politici che fanno tutto business, ormai tutto soldi, tutto. La Chiesa fa soldi con cosa? Lo fanno sulla pelle dei morti, dei loro santi. E troverete in giro santini, troverete in giro candele, magliette, libri, e libri su libri, scritti, addirittura preti che vanno a cantare, preti che vanno negli spettacoli. Ci sono state le suore che hanno fatto film. Perché tutto ciò che porta soldi alle casse del Vaticano, se no, come fate a mantenersi questi qua? Cioè, una volta che, capite bene, altro che la faccia della povertà, e poi uno dice, ma questi hanno bisogno. Addirittura ho letto un'altra cosa, che se fosse, cioè, che è vera, perché comunque pare che coloro che sono nella graduatoria, diciamo, dei bidelli, cioè praticamente qualcheduno gli è venuto in mente, mi sembra il ministro della fedeli dell'istruzione, vuole, come dire, sbaragliare, levare, eliminare quella lista di 20.000 che fanno parte della graduatoria per essere assunti come bidelli nelle scuole statali, prendendo al loro posto gli invasori, quelli che chiamano risorse, perché, se non sapendo cosa farne, vorrebbero in qualche maniera, visto che nessuno li vuole, nessuno li prende, nessuno ne ha bisogno, allora in qualche maniera lo Stato deve pur metterli da qualche parte, quindi vorrebbero metterle nelle scuole. Nelle scuole statali, nelle scuole medie, nelle scuole elementari, come bidelli.
pur sapendo che c'è questa lista qua. E quindi, diciamo, il mondo scolastico e coloro che, per esempio, hanno diritto ad avere questo posto stanno insorgendo. E io non so cosa hanno in mente, cioè, o meno lo sappiamo. Noi sappiamo cosa hanno in mente, no? Tutti gli italiani lo sanno, però facciamo finta di niente, perché se veramente fossimo consci e consapevoli veramente di quello che è il disegno, non staremmo neanche a parlarne, saremmo tutti in piazza a protestare. Domani, per esempio, ci sarà lo sciopero dell'Ilva, cioè sciopero perché l'Ilva praticamente vuole licenziare tramite quella società che è nata tra una società, mi sembra francese, e la Marcegaglia. Buttano fuori in tutta Italia, licenziano 4.200 operai più i 10.000 che dovrebbero essere, cioè, licenziati e poi riassunti, come dire, però senza l'articolo 18, no? Perché, come ben sapete, la legge non parla cioè i privilegi e le cose, non parla di retroattività, no? Si parla da quando è uscita la legge, tutti coloro che verranno assunti, che erano stati assunti dopo. Quindi tutti quelli che erano stati assunti prima mantenevano l'articolo 18, tutti quelli che venivano assunti dopo non avevano questa possibilità. E infatti quello che hanno in mente questi qui è quello, non tanto di licenziarli. Praticamente rimarrebbero a lavorare, però non assunti dall'azienda nuova, ma rimarrebbero dipendenti dell'Ilva, cioè praticamente rimarrebbero a carico dello Stato fino al 2023. Ma questa situazione, questo regalio, questo modo di agire, di fare, non, è veramente uno sputo contro la popolazione. Il punto qual è? Che vogliono arrivare proprio a una mera privatizzazione di tutto ciò che è dello Stato. Proprio così, cioè, dove da una parte i comuni, le province, le regioni tendono invece a mantenere, diciamo, come si dice, mantenere pubblico tutte quelle attività che non portano produzione ma servizi, no, lo Stato, il governo, di questo governo becero che abbiamo tuttora, questo sta studiando il più fretta possibile per creare delle situazioni che porterebbero l'Italia a una vera guerra tra poveri. Ma è una guerra che poi, cioè, veramente si porterebbe ad andarli a cercare uno per uno, perché è quello che bisognerebbe fare, ma che nessuno fa. E niente, tutto quello che voglio dire oggi era solo questa cosa qua. Va bene? Alla prossima, e poi speriamo che le prossime notizie siano un po' più belle, diciamo, di quelle che continuamente ogni giorno riceviamo. Anche perché ho visto, per esempio, che in alcuni canali, ad oggi si parlava di un canale scientifico, no scientifico, parlavano di economia, YouTube gli ha chiuso il canale, quindi state attenti perché vedrete che prima o poi chiuderanno i canali a tutti. Cioè, questo perché l'Italia, a differenza degli altri paesi, tende a esasperare, diciamo, nelle notizie, però giustamente bisogna fare così, perché qua in Italia la maggior parte degli italiani, si sa, sono, cioè, io parlo non italiani noi, io parlo quelli che stanno al governo, che sono degli italiani, che ci sono quegli italiani furbi che vogliono rifarsi sugli stessi fratelli, cioè sulla stessa popolazione italiana, quindi importando, cioè facendosi belli all'estero e mettendolo in culo a chi che sia, cioè, capito com'è il sistema, no? Spero di essere stato chiaro. Ciao.